Bari sconfitto a Latina dal classico gol dell'ex di Gezal, un Bari però soprattutto irriconoscibile sul piano del gioco, della voglia e della determinazione. Come ogni lunedì affrontiamo i timi di giornata con Enzo Tamborra. Buon pomeriggio, Enzo. Buon pomeriggio, abbiamo perso con l'Acciano, abbiamo perso con Latina, ma di cosa stiamo parlando? Io continuo a dire di cosa stiamo È parlando, vero, perché qua è alla fine vero. possiamo anche dire tutto quello che È una vogliamo, noi realtà teniamo in vita, ma tristissima, questa è una tristissima. realtà che non esiste, cioè ragazzi il Bari non può perdere con tutte queste squadre, cioè il Bari non può perdere con tutte queste squadre, come se Come se fosse, fosse sì, la squadretta di normale, quartiere, ma mamma dai, mia. un'ora messi sotto della Latina. Ma di cosa si parla? Purtroppo noi dobbiamo parlare perché comunque è un atto di fede il nostro continuare a parlare del Bari, ma possibile essersi ridotti in queste condizioni, giocare senza un attaccante vero in serie B, ma perché non si resette e si ricomincia da capo? Ma perché dobbiamo andare avanti con questo strazio? Io continuo a chiedermelo, No, no, è vero, perché poi è una giusto, ma squadra che non c'ha, diciamo che ci appartiene fino a un certo punto, non la sentiamo neanche nostra, che non ci trasmette emozioni, diciamolo, io, e questo è il è tema che così, è vorrei vero. proporre. Io per un quasi gol del Bari, per una traversa, prima veramente mi emozionavo, oggi invece devo dire la verità, non dovrei dirlo perché io conduco ogni giorno una trasmissione sul Bari, però che emozioni provi vedendo questa squadra? Si è creato proprio un distacco incredibile, anche perché è vero, in realtà proprio che penso che non ci appartiene, non ci appartiene, anche perché poi non si vede assolutamente una prospettiva. Davvero, è come stare in vita, ma sapere che comunque questo non porta niente. Sì, restare in B, questo. Infatti, la gente continua a mandarmi messaggi. Saluto Francesco da Pinerolo che ci segue da Ah. lontano. Ieri mi ha detto: Enzo, devi spingere sul fatto degli allenatori che non vanno bene. Per carità, sarebbe anche giusto dire in questo momento ad Alberti Zavettieri: grazie di tutto, ma proviamo con un altro. Ma è uno dei È uno problemi, dei non il problemi, sì, problema principale. Qua l'unico che infatti. può prendere una decisione del genere è Angelozzi, che è l'uomo forte del Bari, in particolare in questa stagione. Però questa è una sua scommessa personale, andare avanti con due tecnici senza nome. E già E quindi questo è un po' di figurati un incongruenza, po', nel senso perché. cioè, il Bari dovrebbe perdere veramente alla Galliani 22 partite consecutive perché Angelozzi prenda una decisione del genere. Perché è una sua scommessa personale molto forte. Questo rischia molto Angelozzi, nel senso che No, no, certo, ha detto a certo. un certo punto noi l'allenatore, abbiamo in casa i due allenatori che dovevano fare, uno ricordiamo il responsabile del settore giovanile e l'altro L'allenatore della il primavera, vice, l'allenatore. Zavettieri. Quindi è chiaro che prima che Angelozzi, che ripeto è anche un uomo consapevole delle proprie scelte, che difende estremamente le proprie decisioni, prima che torni indietro a mio avviso ce ne vorrà, dovremo Sì, vedere sì, sì, sì. proprio un Poi crack del Bari nelle prossime anche partite. questo avere due allenatori, forse non. Sì. Fermo restando che se alla fine Angelozzi dice il nostro obiettivo è la salvezza, che vuol dire anche arrivare quinto ultimi, sesto ultimi, non so cosa si debba fare quest'anno per essere salvi, alla fine Alberto Zavettieri sono in linea con gli obiettivi della società. Sì, questo Pensa sì, però un po', ti infatti. chiedo, penso anche però avere questo, diciamo, questa doppia figura, questo doppio allenatore, Alberti in panchina, Zavettieri che Non fa mi il tattico, convince se sta può, storia, non se mi può convince creare sta sì storia perché qualche piccolo Zavettieri li problema. allena e li prepara tecnicamente e tatticamente, poi c'è Alberti che fa da megafono e deve senza una togliere per carità la No, preparazione certo. tecnica anche di Alberti Però. che ha il patentino per allenare. Però a mio avviso questo crea un'ulteriore confusione e crea una situazione di ulteriore imbarazzo per la squadra. Io non so la squadra se. Certo non mi piace l'atteggiamento che sta avendo la squadra in alcuni frangenti nelle ultime partite. Io ho sempre detto che sino a quando perdi come hai fatto contro il Crotone, che giochi, ti danni l'anima, è un discorso. Ma se vai a Latina e per un'ora ti fai mettere sotto da Latina È vero. senza nessun tipo di reazione, se nel primo tempo contro il Trapani non giochi praticamente, se a Cesena prendi due gol senza colpo ferire, beh, questi sono segnali un po' strani, nel senso che evidenziano come la squadra, e questa sarebbe la cosa più grave in assoluto, comincia a non credere in quello che si fa. Sono d'accordo, sì, il campanello d'allarme è proprio. Intanto prendiamo una prima telefonata, pronto? Sì, ciao, sono Roberto Latrani. Ciao Ciao Roberto. Alberto. Sono d'accordo con voi, è opportuno non parlare del Bari, però volevo darvi una bella e curiosa notizia. Sì. Ieri ho seguito la partita della squadra della mia città, il Trani. Sì. Ha giocato con l'Ascoli Satriano, allenatore dell'Ascoli Maiellaro, Satriano, Maiellaro, Pirco Maiellaro. Maiellaro. Sì. Com'è Maiellaro si è finita? Com'è presentato in finita panchina Trani? con Com'è 1-1, finita Trani Ascoli Satriano? 1-1, 1-1. vabbè.
Magliellaro si è presentato in panchina con la tuta dell'Ascoli Satriano, sotto la tuta però aveva la maglietta del Bari. Pensa un po', infatti. In sala stampa si è presentato con la maglietta del Bari, giocatori per i quali la maglietta del Bari è la seconda pelle. Ciao a tutti. E queste sono le cose che noi vorremmo, queste sono le cose che noi vorremmo vedere, le cose che a volte ci portano a essere dei bambini e ad emozionarci e entusiasmarci come davvero se gli anni non fossero passati. La cosa brutta è che questo Bari non emoziona. È vero. Lo dico, guardate, lo dico dicendo, convinto di dire una cosa impopolare in questo momento, perché la gente dice, vabbè, come mai proprio tu dici una cosa del genere? Oh ragazzi, questa squadra non riesce ad emozionarmi. Sì, fatica proprio ad avvicinarsi. Ti dicevo, sì, Enzo, vai. Lo devo dire, ma con molta tristezza, perché io vorrei esultare, vorrei arrabbiarmi, vorrei fare tutto per il Bari, come ho sempre fatto. Questa squadra, ma senza dare colpe ai giocatori e di chi scende in campo, diciamo che più che questa squadra, ecco, vorrei correggere il tiro. Più che questa squadra è questa situazione che non produce nessun tipo di reazione. Però a volte ci attaccavamo proprio alla squadra, magari per evadere quelli che poi sono gli effettivi problemi. Cercavamo magari anche con il Bari Torrente di emozionarsi. Ma ci facevamo un po' dimenticare. Guarda, Cristian, è anche un po' lo strascico di quello che è accaduto la scorsa estate, quando sembrava fatta per il cambiamento, che a mio avviso non è necessario, di più che è necessario, ma non perché uno ce l'abbia con i Matarrese, ma perché basta. Cioè, 36, con la squadra adesso tenuta lì a vivacchiare, con la stessa proprietà che dice il nostro ferrocchiere sono i conti, poi scopriamo che ora siamo paralizzati da un debito enorme nei confronti dell'erario, cioè non va bene nulla, a cosa credi più? Questo è il problema, a cosa credi più? Sino allo scorso anno ci eravamo un po' appassionati per questa squadra che giocava bene al calcio, ora se la squadra viene meno anche dal punto di vista del rendimento, veramente mi dispiace dirlo, mi dispiace perché magari c'è gente anche che si affanna, che sta cercando di fare il possibile per tenere in vita, anche noi stessi, diciamolo, noi stessi teniamo in vita questa fiammella, la fiammella della speranza, noi la teniamo in vita anche. Con una trasmissione quotidiana. Sì, andando in onda ogni giorno, che non è semplicissimo di questi tempi. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Ciao Cristian, volevo fare tre considerazioni. Vai. Da Castellana, Luca. Oggi mi piace la provincia massiccia, Trani, Castellana. Noi soffriamo. Io dopo 20 anni ho rinunciato ad andare allo stadio. Seguo attraverso l'emittente della mia radiofonica della mia città, le partite del Bari. Sì. E come dice, non mi emoziono più. Sembra, io ho il Bari nel cuore, ma non mi emoziono più, non faccio più, come si dice, male sangue, ma perché credo che ormai questa società ci abbia stufati. Parlo del punto allenatore, forse Enzo dà troppa importanza ad Angelozzi, nel senso che questi non hanno neanche i soldi per comprare l'altro allenatore, cioè questi si autogestiscono. Sì, però posso dirti una cosa, se c'è da spendere un centesimo lo devi spendere per allenatore invece in una squadra come il Bari, cioè nel momento in cui Gautieri rinuncia allo stipendio e va via, i soldi erano tornati in ballo, voglio dire, quindi io credo che, anzi a maggior ragione in una società che ha problemi seri come il Bari, che ha molti giovani da gestire, l'allenatore sia molto 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 importante, più importante di un centravanti, lo dico pensando al fatto che non c'entra niente. Io sono d'accordissimo con te, ma loro come famiglia, secondo me, hanno altre priorità, cioè loro hanno altre priorità. Ma la famiglia lasciala stare, è l'autogestione. Questo è il problema. È l'autogestione. Cioè, per loro il problema della natura può anche esserci, ma non hanno i soldi per comprare un altro, ci sarebbe Cavalcinda a prendere. Ma chi glielo paga l'ingaggio? Ma posso dirti una cosa? Questi non hanno i soldi. Posso dirti una Luca, cosa? Grazie. Facciamo un esempio. Io non voglio tirare in ballo, per carità, poi magari avremmo fatto un grande investimento, però negli ultimi giorni di mercato sono stati fatti contratti triennali e quadriennali ad alcuni calciatori. Metti pure che abbiano preso 30, 40, 50 mila euro a stagione, non sono 200 mila euro. Con 200 mila euro è voglia che compri, che, come dire, che ingaggi per un allenatore, un allenatore importante, carismatico, che valorizza quello che hai. Ora, fermo restando, io non voglio, ripeto, a me trovo persino spiacevole dare addosso ad Alberti e Zavettieri, che a mio avviso sono in linea con i programmi della società, che sono quelli di
salvarci. Il Bari deve essere tenuto a galla. Questo è quello, l'obiettivo. Mantenere la categoria per sopravvivere. Quest'anno, l'anno prossimo, per sopravvivere. Questo è l'obiettivo del Bari. Quindi è chiaro che loro sono in linea con i programmi della società. Poi se non riesci ad arrivare fra le ultime, come dire, prima delle ultime 5, delle ultime 4 di questo campionato, allora vuol dire che, come dire, se ne sono combinati di tutti i colori, perché il campionato è veramente ridicolo. Di, di un livello ridicolo, tecnico. Se Latina sta in zona playoff, la dice tutto, è tutto dire. Con tutto il rispetto per il Latina, che ha qualche giocatore buono, ma è pur sempre una squadra alla prima esperienza assoluta nel campionato di Serie A. È vero, dobbiamo andare in pubblicità tra poco con la seconda parte del Bianco e Rosso. C'era Bodi, giusto? Sì, c'era Bodi, tra poco lo sentiremo anche perché ha detto delle cose particolarmente interessanti per quel che riguarda lo stadio San Nicola. Aspettiamo.